nella postazione più alta all'interno del box, abituati dalla capitale e dintorni a guardare tutto il resto del territorio nazionale. Un'intervista particolare perché abbiamo la possibilità nello stesso box di sentire le sensazioni di gara dal team manager più esperto che abbiamo nel paddock e dal pilota più giovane che abbiamo nel paddock. Non faccio nemmeno fatica perché tanto Andrea di qua e Andrea di là, quindi, però per rispetto comincio da quello con la carta d'identità più sbiadita. Andrea Carini del Mondo Rental ha visto muovere i primi passi, adesso siamo a Jesolo. Una sensazione di come sta andando il Mondo Rental, Andrea, e di come vi state trovando voi tra rosticini e kart che girano in pista? Il bello di questo Mondo Rental è proprio la parte, prima rosticini poi la parte sportiva, che è la ciliegina sulla torta. Però chiaramente i piloti quando entrano in pista hanno sempre l'adrenalina e un minimo di voglia di correre c'è sempre. Non ci possiamo fermare agli arrosticini. Assolutamente no, assolutamente no. E allora qual è la, adesso andiamo più seriamente alla parte sportiva, come sta andando, le sensazioni dei tuoi piloti? Gara difficile, parterre molto complesso, tanti piloti importanti e molto esperti in questo mondo. Noi ci siamo affacciati sempre con lo spirito partecipativo e far tirare su dei ragazzi per fargli provare questa emozione, perché con la speranza che pian piano possano continuare, coltivare e migliorare questo mondo, che sarà il futuro il vero kart, perché purtroppo i costi sono sempre più elevati nel mondo e i soldi sono sempre meno. L'unica soluzione è quella del rental e lo sviluppo. E allora, visto che dobbiamo affidarci al futuro, dobbiamo parlare con chi il futuro adesso ce l'ha nelle mani. Andrea, grazie, per me anche una faccia abitué, visto che ha avuto modo di venire anche sul tracciato del Misanino più e più volte a provare. Jesolo, la prima volta per te qua ad una 24 ore, adesso raccontaci come ti stai trovando, qual è la parte più difficile, qual è quella invece che non ti aspettavi fosse così facile? Allora, la parte più difficile è soprattutto ambientarsi con il circuito e rimanere concentrati dopo ore e ore di gara. E invece la parte più facile e la parte più che meno mi aspettavo è stata a capire subito com'era la pista, però è anche molto difficile capire il tracciato come dopo varie ore di gara, come durante la parte notturna o la parte di giorno. Talmente preciso nella sua analisi di gara che già differenzia dopo un tot di tempo prima. Direi che il team manager ha fatto un ottimo lavoro. Non possiamo non chiudere questa intervista spostando l'inquadratura. Grazie Andrea. Ma dobbiamo per forza chiuderla con lei, Lady Caput Karting. Grazie Caterina, un'altra delle lady che porta avanti il mondo woman all'interno del rental. Grazie Kate.